Allora, perché non muore? Perché parliamo del non muore stasera? In effetti Fidarco con non muore dovrebbe centrarci pochissimo, anche se non è vero, no? Che dal 2003 che la Fidarco fa gare 3D, addirittura da 13 anni, il primo campionato del mondo l'abbiamo fatto nel 2003, in Francia, sono padronato, e quindi sono entrati a far parte della famiglia Fidarco, dove effettivamente si fa tiro accademico, dove effettivamente si fa tiro alla targa, anche componenti arcieri che utilizzano questi tipi di archi. Ma non solo, il lobo parleremo anche del ricurvo dell'arco cosiddetto istintivo, che non è altro che un arco tradizionale, però con fattezze e progettazioni più ergonomiche e più veloci e facili da usare. Anche se effettivamente negli anni 60 alla targa si tiravano questi tipi di archi, no? non c'erano altri archi, l'unico arco che si poteva uscire era questo, e iniziavano a essere presenti anche i primi ricurvi, quindi con la doppia curvatura sui flettenti. In quegli anni uscirono anche i primi tech down, quindi anche i primi archi nei quali i flettenti erano separabili dal centrale. Ma ritorniamo a noi, perché lo muore? Allora, intanto sono più di 10 anni che si utilizza il lombo Fidarco, però non c'è mai stata una scuola vera e propria, anche se effettivamente erano pochissimi gli arcieri che si cimentavano con questa specialità, venivano, diciamo, imprestati o presi in prestito da altra realtà, dove effettivamente il tiro con l'arco lombò e il tiro con l'arco ricurvo non più risulta, no? Pensiamo a tiri a sagome mobili, a tiri a bersagli in movimento, a tiri al volo, effettivamente non c'è niente di meglio che utilizzare un arco tradizionale come il lombò. E quindi tutta la scuola perché riguardava l'arco lombò e l'arco istintivo, cosiddetto istintivo, gli archi ricurvi, provenivano da altre realtà che non c'entravano nulla o pochissimo con la Fidarco. Ecco che effettivamente è poco conosciuto questo attrezzo, no? Molti Fidarco, molti arcieri che militano nella Federazione Italiana di Tiro con l'Arco prendono quest'arco in mano e effettivamente non sanno neanche a chiedere, neanche come fare, come lo devo utilizzare quest'arco, cosa ci devo fare, come tirerò con quest'arco. Sì, adesso c'è in rete molte informazioni, però sono tutte informazioni un po' frammentate, un po' posizionate di più sul tiro, su altri tiri, no? Su tiri non statici e non troppo vicini, come effettivamente ci sono i Fidarco. In Fidarco noi abbiamo una gara 3D e di tiro di campagna Hunter Field dove i tiri sono soprattutto vicini. Nel 3D tiriamo al massimo a 30 metri, dove la media delle distanze è tra 15 e 18, quindi la media di tutte le distanze, di tutte 24 le piazzole è tra i 15 e i 18 metri, e nell'altre field dove effettivamente tiriamo tre frecce a 40 metri, però le altre 69 frecce le tiriamo al massimo a 35 metri. Quindi su 72 frecce, 3 frecce saranno tirate a 40 metri, però le altre 69 sono senz'altro sotto i 35 metri. Quindi vedete che le distanze sono molto 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 inferiori a quelle che sono in altre realtà, dove in altre realtà esistono solamente tiri dai 18 metri in avanti, dai 18 metri ai 55 normalmente.
Questa è la realtà da dove provengono gli acceri che utilizzano questo prodotto. Quindi, per utilizzarlo, infitarlo, questa tipologia di acqua, bisogna ripensarlo un pochettino, no? Ripensarlo un pochettino, no, perché effettivamente bisogna seguire un po' le regole che sono dettate anche da arcieri cacciatori, veri e propri. Io ho letto molti trattati di arcieri cacciatori americani dove effettivamente alla fine di tutto la tecnica utilizzata è esattamente quella che adesso vi mostrerò. Quindi niente di speciale, non c'è pochissimo di farina di mio sacco, tutto preso da grandi maestri che hanno sempre utilizzato questa tipologia di acqua. L'unica cosa da valutare meglio è che nelle gare Fitarco le distanze sono facilmente valutabili, perché alla fine sono al massimo 30 metri, quindi sono facilmente valutabili. Non parliamo poi nell'alterfil sono ancora più facilmente valutabili, perché la metà di queste distanze sono conosciute. E quindi la seconda metà, 12 distanze sono conosciute e 12 distanze sono sconosciute. Sconosciute per modo di dire, perché dalla grandezza del bersaglio, i bersagli sono sempre grandi uguali, non cambiano mai, e quindi ci sarà facile valutare, stimare anche ad occhio la distanza a cui fare cenno. Quindi vedremo che nell'utilizzo dell'arco Glombò e dell'arco istintivo ci sarà molto utile la valutazione della distanza, anzi ci sarà estremamente utile valutare la distanza. Perché ci sarà estremamente utile valutare la distanza? Perché la distanza è una variabile che dobbiamo utilizzare a nostro vantaggio. Sì, vedremo che la nostra mira sarà una mira istintiva, siamo d'accordo, vedremo come. Però cercheremo di facilitare questa mira istintiva conoscendo a grandi linee anche la distanza. Quindi occorrerà che ci alleniamo anche a stimare la distanza il meglio possibile. Ok? Intanto per prima cosa, come si impugna l'arco Glombò? È la prima cosa che uno potrebbe prendere in mano, quindi la freccia per il momento l'appoggiamo, poi vedremo la freccia quali problemi ci può dare. Qual è il modo migliore di impugnare un arco? Quindi diamo un'occhiata anche un po' ai fondamentali, no? Alla fine non ci sono segreti, perché poi alla fine i fondamentali che dobbiamo applicare all'arco Glombò sono esattamente quelli che dobbiamo applicare a qualsiasi tipologia di arco, nessuno escluso, dal compound, all'olimpico, all'arco nudo, all'arco istintivo, all'arco scuola, non ci sono dubbi. Perché? Perché la nostra conformazione fisica deve essere biomeccanicamente integrata nel movimento che andiamo a fare. Noi non possiamo ad esempio stringere l'arco. Io vedo tantissimi che impugnano l'arco in questa maniera, addirittura strizzandolo. Vedo tantissimi che impugnano l'arco tenendo questa zona qua a contatto dell'arco. Assolutamente no. Se lo vedete nei film probabilmente, perché dovevano tirare a 300 metri per ammazzare tutti i cavalieri che avanzavano con le lance, questo magari sì, e gli archi erano 80 o ancora di più, no, assolutamente no. L'arco si tiene sempre nella stessa posizione, la posizione che avete imparato a scuola, quando avete fatto il corso. Quindi le nocche a 45 gradi, le nocche a 45 gradi. L'arco dovrà posizionarsi in questa maniera, nocche a 45 gradi, la mano, l'arco appoggiato
sempre sulla zona del pollice. Questa è la linea della vita, al di là della linea della vita non dovremo appoggiare. Tanto per cominciare. Nella Fitarco non è vietata la dragon. Se avete problemi a trattenere l'arco le prime volte, mettete pure il laccetto per non fare cadere l'arco per terra, tranquillamente. Non c'è nessun problema. Questa è la posizione ideale. Perché questa è la posizione ideale? Perché il punto di spinta dell'arco è in contrapposizione con quest'osso, che si chiama radio, che è in contrapposizione con l'omero, che è in contrapposizione con la spalla, dove io andrò a posizionarmi per l'ancoraggio. Ecco che la biomeccanica diventa efficiente. Ok? Cosa succede se io tiro in questo modo qua? Se io tiro in questo modo qua, uno, non farò mai un tiro uguale all'altro. E quindi innesco variabili su variabili, già sulla mia tecnica, innesco anche delle variabili sul fatto che non riuscirò mai ad ottenere un tiro biomeccanicamente valido e ripetibile. Secondariamente, non sono allineato, i piani di forza non sono allineati, quindi la freccia non partirà mai nella stessa identica posizione. Quindi io devo trovare la mia posizione in modo tale che la contrapposizione delle forze sia sul piano verticale. Dove avrò la contrapposizione delle forze? Ce l'avrò quando il gomito, l'avambraccio, gomito, avambraccio, freccia sono perfettamente allineati al bersaglio, e se qualcuno mi guarda da dietro vedrà la proiezione della coppa al centro dei frettenti. Questa è la posizione nella quale io sono perfettamente allineato. Ok? Siccome non siamo tutti uguali, non è mica detto che dobbiamo ancorare tutti nello stesso punto. C'è chi ancorerà in questa posizione, c'è chi ancorerà in questa posizione, c'è chi ancorerà ancora più indietro, a seconda delle misure che noi abbiamo dell'ancoraggio. Quindi la ricerca dell'ancoraggio è personalissima. L'importante è che una volta raggiunto l'ancoraggio noi siamo allineati con la freccia, se no dovremmo sempre tirare così la freccia, sì, è come tirare delle pietre per divertimento dal ponte, sentire un bel gluck nel fiume è un divertimento straordinario. Non so se avete mai provato a prendere un po' di pietre, posarle sulla balaustra del ponte e poi tirarle per sentire un bel gluck. Mi si mette a tirare le pietre per tirare un bel gluck nell'acqua. Questo è un divertimento straordinario. Anche con l'arco si può fare così, per sentire questa freccia, per vedere questa freccia che vola, per fare ginnastica, respirare aria buona, camminare nei boschi, però fare centro su ogni freccia che noi tiriamo è tutta un'altra cosa. Probabilmente è molto più brutta dal punto di vista puro divertimento, però se noi vogliamo che anche il lombò nella Federazione Italiana Tiro con l'Arco diventi uno sport, sia uno sport, venga concepito come sport, dobbiamo innescare tutta un'altra serie di attività che permettano di essere precisi. Precisi nel contesto in cui ci siamo calati, quindi precisi nelle gare Fitarco, dove è possibile essere precisi. Come è possibile questo? Allora, prima di tutto sappiate che l'arco lombò è il più difficile di tutti gli archi che esistono in Fitarco. Più difficile del compound, più difficile dell'arco olimpico, più difficile dell'arco lombò. Più difficile dell'arco lombò. È più difficile perché è un arco molto leggero, è un arco che è di difficile manovrabilità, è molto più facile utilizzare un arco con una massa maggiore, perdona molto di più gli errori, è molto più facile usare un compound dove non ci sono problemi di
lungo, ci schiaccia il pulsante e la freccia parte anche molto divertente, ma anche lì ci sono tutti i problemi del caso. Quindi vi siete presi una bella, una brutta gatta da pelare utilizzando il robot, vi siete presi una brutta gatta da pelare. Però dove c'è il difficile ovviamente ci sono anche tante soddisfazioni. Tante soddisfazioni però vanno, queste soddisfazioni vanno un po' pensate, no? Vanno un po' prese, capite. Quindi se io tutte le frecce che tiro non vanno, come faccio a regolarle? Io mi metto a 15 metri, semplicemente a una distanza cortissima per un uomo, no? Mi metto a 15 metri e devo far stare tutte le frecce che tiro in un diametro di 20 cm. Se io tutte le frecce che tiro a 15 metri e stanno in un diametro di 20 cm, la mia tecnica comincia a diventare interessante, comincia ad avere un tiro in cui la mia tecnica è perfettibile, d'accordo, ma comunque accettabile. E su questa tecnica possiamo lavorare per affinare. Però se io a 15 metri non metto le frecce in diametro di 20 cm, no. Io devo ripartire un po' da fondamentale, no? Devo un po' ripartire per insegnare al mio corpo a mettersi in linea, ad attivare tutte quelle funzioni che permettono di essere più preciso. Faccio un esempio molto semplice. Se io mi devo allenare a sollevare un peso di 100 kg, io non sono in grado di sollevare un peso di 100 kg, ho un peso di 100 kg da sollevare. Come faccio ad allenarmi per sollevare un peso di 100 kg? Allora, se io ho un peso di 100 kg, guardate come faccio. Non ce la faccio, ci provo. Ecco, voi vi allenate così, col tiro con l'arco. Continuate a tirare queste frecce sparpagliandole su tutto il paglione, pensando che questo sia l'allenamento per imparare a tirare con l'arco. Non è così. Se io non riesco a sollevare 100 kg, è inutile che io continuo a provare a sollevare 100 kg. Non ci riuscirò mai. Non è un buon metodo per allenarmi a sollevare 100 kg. Dovrò cominciare con 5 kg, con 10 kg, con 15 kg, con 20 kg, correre, saltare, fare tutta una serie di esercizi che alla fine mi permetteranno di sollevare 100 kg. La stessa cosa vale per il tiro con l'arco. Se io non ho ancora una tecnica su cui ci si può lavorare, mancano tante cose, tante basi per poter arrivare a costruire qualcosa. Come si costruisce qualcosa? Se noi guardiamo, ho bisogno di una penna, se noi vogliamo raggiungere un risultato che sia duraturo, e questo risultato mettiamo che sia in questo punto, noi per riuscire ad arrivare a quel risultato e soprattutto mantenerlo, dobbiamo formare una piramide. Più la base della piramide, se noi vogliamo arrivare qua, più la base della piramide sarà grande, più noi potremo salire. La base della piramide si chiamano fondamentali. Quindi io devo conoscere alla perfezione quali sono i fondamentali per tirare con l'arco e devo allenarmi continuamente a questi fondamentali, perché più io allargherò la base della mia piramide e più potrò salire. Questo vale per tutti gli sport, nonché per la vita, ma vale proprio per lo sport è proprio fatto così, mi dispiace, ma lo sport. Quindi io devo aumentare
la base della mia piramide per poter arrivare a degli obiettivi più alti possibili. Poi, talento naturale ce l'abbiamo tutti, non tutti diventano Pavarotti a cantare, no? Ci sono quelli che cantano, o meno sono un po' meno famosi, ma sono sempre validi. Quindi, abbiamo visto un pochettino cos'è la mano della corda, mano e braccio della corda. Tra un po' parleremo anche della mira istintiva, ma tra non molto. Intanto parleremo della mira e della concentrazione. Intanto anche il rilascio della corda, vedremo che è esattamente come vi hanno insegnato nel corso, cioè sono, il rilascio della corda dovrà essere in modo tale che le dita ritornino esattamente come prima, no? Quindi io, se tendo la corda, quando la lascerò andare, le dita dovranno tornare esattamente come prima. Scusa, ci posso fare domande? Certo, assolutamente sì. Allora, miniatura alta e miniatura bassa, che differenza c'è? Allora, io sono per il lombò classico, tradizionale, con impugnatura bassa. Non vedo nessuna ragione al mondo, nessunissima ragione al mondo, perché il lombò, io non la vedo, perché il lombò abbia un'impugnatura cosiddetta pistola, cosiddetta più sofisticata. Perché? È un lombò, perché mai deve averlo? Tra parentesi, il lombò ha il punto di pivot molto vicino a dove è posizionato, praticamente a dove è posizionato la freccia, e questo aiuta moltissimo, quindi non c'è nessun bisogno di avere un'impugnatura più sagomata. Questa sagomatura qua di quest'arco che è di Mazzantini, grandissimo Mastrocai, è un'impugnatura perfetta per un lombò, a mio modestissimo parere, non solo mio. L'importante è che il punto di spinta sia di un punto solo, un punto unico, perché se noi mettiamo, possono capitare due cose sulla presa dell'impugnatura. Una, che se lo mettiamo in questo modo, come vedo da fare tanti, intanto ci battiamo sul braccio perché siamo troppo interni. Due, non siamo mai nel punto di spinta, è difficile da capire quale sarà il punto di spinta, visto che siamo in almeno 7 cm di spinta. E dove andrà la freccia? Dove sarà il punto di spinta? Modificare il punto di spinta vuol dire modificare anche l'alzo della freccia, involontariamente. E poi si possono formare delle leve. Se stringiamo l'arco, l'arco lo torciamo. Questo è un arco leggerissimo, non ha massa, è facilissimo da torcere. Se si torce l'arco, la freccia va da un'altra parte e immettiamo delle variabili, anche se noi siamo i più istintivi, puri istintivi, ma non possiamo sapere anche quando capiterà un errore. È una variabile random, che no. Allora noi dobbiamo avere una tecnica perfetta, ecco, fondamentale, noi dobbiamo avere una tecnica perfetta in modo tale che sia questa tecnica sempre ripetibile e se biomeccanicamente efficiente, biomeccanicamente economica, in modo tale che ci siano meno errori possibili che noi trasmettiamo all'arco. Sul lombò è facilissimo trasmettere errori da noi, non lo dobbiamo fare. L'ideale è questa, è la presa. Ok? Tiro in questo modo, l'arco non si stringe, quando noi siamo nella posizione giusta l'arco è perfetto. Io consiglio di mettere dell'olio qua, non di mettere il nastro o la gomma, olio in modo tale che la mano scivoli. Perché la mano scivoli? Perché ci sarà un punto tale che sarà inchiodata la mano quando saremo perfettamente allineati. Ok? Ok, grazie.
presa della corda, la pitarco permette di avere la presa sulla corda sotto la cocca, a circa 2 mm dalla cocca, in questa posizione. È eccezionalmente migliore della presa mediterranea, ma molto, 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 molto meglio. Non sarà tradizionale, non sarà... però noi siamo sportivi, noi stiamo alle regole, se eticamente e sportivamente permesso, dobbiamo fare quello che ci conviene di più per essere ripetibili e per utilizzare al meglio il nostro strumento. Quindi se noi troviamo una tecnica concessa che ci permette di utilizzare meglio lo strumento, perché no? Anzi, dobbiamo farlo. Quindi ci conviene tenere le dita sotto, sempre senza toccare la cocca. La regola ci permette di stare a 2 mm e questa è la posizione. Possiamo tenere l'arco leggermente inclinato, ma la posizione del corpo dovrà essere perfettamente dritta. Le gambe erette, ma non bloccate, quindi le ginocchia non dovranno essere bloccate. Ma niente tiri strani così, questi tiri lì sono, si fanno la giungla quando si vanno a catturare gli animali feroci. Noi dobbiamo tirare a delle sagome fisse o a dei bersagli di carta completamente fissi e dobbiamo avere una postura biomeccanicamente efficiente ed economica, non dobbiamo andare a cercare grandi. È molto più facile stirare con i piedi molto ravvicinati in modo tale che sia possibile sia fare tiri in discesa che fare tiri in salita, con i piedi uniti, quasi uniti, è molto facile fare questo. Con i piedi uniti è molto facile perché ci si posiziona in un tratto di terreno molto più piccolo che stare in altre posizioni strane che io vedo con le ginocchia alzate, cose assolutamente non valide dal punto di vista biomeccanico. A noi ci conviene stare anche a piedi uniti e poi si può tirare in discesa in questo modo e tirare in salita in quest'altro, piegando il bacino opportunamente, quindi anche abbozzando giustamente una dita. Ed è molto più facile farlo in questa posizione che non ginocchia piegate, perché se noi siamo anche in salita e pieghiamo un ginocchio, scarichiamo il peso tutto sulla gamba e siamo obbligati, no? Se noi pieghiamo un ginocchio, scarichiamo il peso tutto sulla gamba e il nostro equilibrio lo dimezziamo. Ma perché dobbiamo dimezzare l'equilibrio? Diamo un vantaggio enorme all'avversario che lo fa, no? Dobbiamo stare con tutti e due i piedi ben piantati, ben in equilibrio, allenarsi eventualmente con la tavola basculante e in questa posizione è ideale per poter tirare. Quindi questa è la posizione ideale. Sono con le scarpe. Prendo, no, anzi, vai pure. Quindi se io per dire metto un piede avanti di 15 gradi, spazio il mio sistema di biomeccanica? No, non è che lo so. È un metodo, no? Te ti trovi bene in quella posizione, devi però avere sempre il terreno ben messo, fare un tiro sempre, non sempre trovi il terreno ben messo, a volte lo trovi che non ti sai mettere bene, ti assicuro, e questo lo posso testimoniare per averlo fatto per anni ad alto livello, che mettendosi a piedi uniti si sta in qualunque posizione, anche la più scoscesa, senza bisogno di stare, se io ho una discesa e non riesco a scavare, non riesco a mettere i piedi in piano, dovrei stare in questa posizione col ginocchio. Se io sono a piedi uniti e mi alleno ad andare a piedi uniti, ho una porzione di terreno piccolissima in cui io posso stare anche con le caviglie piegate e tirare in equilibrio. Ed è molto facile anche, vedete, è molto più facile anche sistemarsi in questa posizione e tirare al bersaglio. Sempre, ricordatevi, con questa posizione.